Nel cuore dell'Argentina sorge la ridente cittadina di Bajo Caracoles, numero di abitanti circa 10. Da qui oggi mi sto mettendo in cammino per vedere di raggiungere la Cueva de las Manos, un importante sito archeologico a livello internazionale e patrimonio dell'umanità. Dista circa 9 ore di cammino. Spero oggi, che è un fine settimana, di incontrare qualche turista, qualche visitatore che sia diretto là in auto, ovviamente. Nel frattempo vedrò di godermi il panorama e la quiete, il silenzio della Pampa argentina, approfittando anche che è una bellissima giornata di sole. In marcia! E mentre il Medi qualche anno fa si mette in cammino provando a raggiungere la celeberrima Cueva de las Manos, vi anticipo che il viaggio che ci apprestiamo a compiere ci porterà non soltanto a conoscere un luogo forse unico al mondo, ma ad addentrarci brevemente nella storia del popolamento di un continente e a proiettarci allo stesso tempo verso il futuro che probabilmente o possibilmente ci attende. Se vi state chiedendo come tutto questo sia possibile, beh, vi invito a seguire fino alla fine questo video e a lasciare la vostra opinione nei commenti. Intanto vi ricordo che Terra è un canale, un progetto autofinanziato, senza sponsor o finanziatori ufficiali. Se quindi amate la divulgazione e vi piace quello che faccio, vi invito a iscrivervi ovviamente al canale, cliccando anche la campanella per restare aggiornati sui prossimi video, mettere mi piace e commentare i video così da conoscere la vostra opinione e migliorare sempre di più la qualità di questo canale. Detto questo, eravamo rimasti a me che cercavo di trovare un passaggio per raggiungere la Cueva de las Manos, ossia la Grotta delle Mani. Ma che cos'è questo posto e dove si trova esattamente? La Cueva de las Manos è un sito archeologico ubicato nella provincia di Santa Cruz, in Argentina, in una regione dominata dal grande deserto patagonico. Questo sito è diventato famoso per le sue singolari pitture rupestri, le più antiche delle quali sono datate, secondo le ultime analisi, tra i 9.000 e i 13.000 anni fa. La mattina da me scelta per andare a visitare questa grotta così singolare non fu però delle più fortunate. In attesa di qualche turista di passaggio, mi addentrai a piedi per qualche centinaio di metri nel deserto, seguendo la strada sterrata che porta fino al luogo di nostro interesse, così da godere del silenzio e il fascino inspiegabile che questo ambiente suscita in me. Ma vista la scarsa affluenza di veicoli, cioè zero, dovetti presto rinunciare all'idea. E gli unici segni che potei ammirare quel giorno furono le impronte di qualche volatile sulla sabbia e il lascito di qualche viaggiatore poco attento. Per fortuna però, il giorno seguente, l'unico medico della zona nel raggio di 100 km, che mi stava anche ospitando lì a Bajo Caracoles, si offrì di accompagnarmi personalmente a visitare la grotta, approfittando così per portare alcune provviste, alcuni medicinali, ai custodi e alle guide del sito archeologico. Questo dettaglio dovrebbe dircela lunga sulla scarsa accessibilità di questo sito archeologico, scoperto infatti solo per caso a fine 800 da Perito Moreno, in una delle sue prime esplorazioni della loro sconosciuta Patagonia. Aperta parentesi, se non sapete chi è Perito Moreno, vi invito ad andare a vedere il video precedente a questo, dedicato al campo di ghiaccio patagonico sud. Vi basti pensare che Bajo Caracoles, con i suoi 20-25 abitanti in tutto, rappresenta il centro abitato più prossimo alla Cueva de las Manos. E per prossimo intendo che impiegammo più di un'ora di macchina per raggiungere la nostra destinazione, circondati da puro deserto. Per il resto, in tutta questa zona non trovereste altro che case o estancias, dispersi in mezzo al nulla, raggiungibili solo se conoscete bene il territorio e disabitate per la maggior parte dell'anno. Milioni di anni fa, però, avremmo trovato un paesaggio ben diverso da questo. Il nome Caracoles, che in spagnolo significa lumaca o conchiglia, deriva infatti dalla presenza in tutta quest'area di numerosi fossili di ammoniti, come ad esempio questo, e di altri molluschi preistorici, evidente segno che un tempo il mare occupava quello che oggi è un immenso basso piano desertico, da cui anche l'aggettivo bajo, ossia basso. L'accesso alla Cueva de las Manos si affaccia poi su un grande canyon che rappresenta la valle del Rio Pinturas, una valle scavata dal fiume nell'arco di 200 milioni di anni. Il nome di questo fiume deriva dalla traduzione del suo nome preispanico, Charcamac, che nell'antica lingua Onikenk significa valle delle pitture. Riferimento in questo caso alla presenza lungo tutto il suo corso di numerose piante resinose e arbusti con bacche, che venivano utilizzati dalle popolazioni originarie per la produzione di coloranti.
il che ci riporta alla storia del sito archeologico di nostro interesse. La Cueva de las Manos è infatti un'importante testimonianza archeologica della presenza di comunità umane nella regione patagonica da almeno 10.000 anni. Per capire però meglio il contesto della Cueva de las Manos e la sua importanza, dobbiamo tenere presente quella che è stata l'evoluzione delle conoscenze sul popolamento del continente americano prima dell'arrivo degli europei. Gli argentini Antonio de León Pinelo nel XVII secolo e poi Florentino Ameghino nel 1869 furono tra i maggiori sostenitori della cosiddetta teoria autoctonista, che ipotizzava un'origine o un'evoluzione appunto autoctona dell'Homo sapiens sul continente americano in alternativa a quella africana che conosciamo tutti oggi. Tale teoria venne però presto accantonata in mancanza di prove consistenti a suo favore. Da inizio Novecento la teoria invece più accreditata è quella definita migrazionista, proposta nel 1927 dall'antropologo di origine ceca Aleš Jindrička, spero di averlo pronunciato bene, secondo la quale i primi abitanti delle Americhe giunsero dall'Asia attraverso lo stretto di Bering tra i 15.000 e i 20.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione. In quel periodo, infatti, con il livello dei mari molto più basso rispetto ad oggi, sarebbe esistita una striscia di mare collegante la Siberia con l'Alaska e attraverso la quale gruppi umani sarebbero potuti passare, probabilmente seguendo le migrazioni dei grandi mammiferi. Questi primi migranti si diffusero poi un po' alla volta, scendendo verso sud, in tutto quanto il resto del continente. Dal secondo dopoguerra hanno però preso sempre più piede in ambito accademico altre due teorie, denominate teoria oceanica e teoria australiana, facenti capo rispettivamente all'etnologo francese Paul Rivet nel 1943 e l'antropologo portoghese Antonio Mendes Correia nel 1954. Così come la teoria asiatica si basa, oltre che sulla datazione di alcuni siti archeologici, anche sulla somiglianza somatica tra alcune popolazioni dell'Asia e i nativi nordamericani, quella che il Dritschka definisce l'impronta mongola. Le teorie asiatica e oceanica si soffermano invece sulle somiglianze dal punto di vista antropologico, linguistico e culturale che accomuna le popolazioni originarie del Sud America con quelle delle popolazioni native dell'Oceania e di alcune isole dell'Asia orientale. Secondo queste due teorie, quindi, all'origine delle popolazioni che incontrarono gli europei nel centro e Sud America, non vi sarebbero quei nomadi provenienti dal Nord America, ma popolazioni umane di altra provenienza. La differenza fra la teoria oceanica e quella australiana sta nelle tempistiche, nelle modalità con cui questi flussi migratori sarebbero avvenuti e la loro provenienza. In un caso attraversando l'Oceano Pacifico con delle piccole imbarcazioni, mentre nel secondo approfittando di un ponte di terra simile a quello dello Stretto di Bering, ma nella zona sud che avrebbe collegato l'Australia con la Terra del Fuoco, probabilmente anche attraverso l'Antartide. C'è da dire che nessuna di queste teorie esclude totalmente le altre, anzi, le sempre nuove scoperte di siti archeologici e le continue ricerche in ambito antropologico, oltre alle comparazioni genetiche tra le popolazioni originarie del Sud America e quelle dell'Asia, stanno sempre di più rivelando una storia del popolamento americano molto più complessa e articolata di quello che si credeva un tempo, e forse anche più affascinante. Quando siano arrivati realmente i primi abitanti del continente, il continente americano resta ancora un argomento di forte dibattito. Alcune datazioni non pienamente condivise in ambito accademico di alcuni reperti archeologici proverebbero un popolamento del continente americano addirittura anticipato a 30.000 se non 50.000 anni fa. La datazione quindi di siti archeologici come quello della Cueva de las Manos diventa quindi fondamentale nel mosaico di informazioni a disposizione dei ricercatori. Per quanto riguarda la Cueva de las Manos, come già detto all'inizio, essa testimonierebbe la presenza di gruppi umani in Patagonia già 13.000 anni fa e, secondo alcuni, addirittura molto prima. Per questo motivo, nel 1999, essa fu dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La mattina della nostra visita il tempo si dimostrò meno favorevole rispetto al giorno precedente. Nevica finalmente in Patagonia! Aspetta che ce l'ho proprio contro la neve. Fino a ieri c'era il sole. E oggi quasi non si vede più il là del proprio naso. È una sensazione strana quella di stare qua in mezzo al nulla con questo tempo. Tuttavia decidemmo di andare lo stesso, dato che non avevamo la certezza che nei giorni successivi il tempo sarebbe stato più favorevole. Inutile dire che le uniche tracce di vita visibili lungo il percorso furono solo ed esclusivamente dei guanachi.
Giunti in prossimità del rifugio delle guide, ero ormai rassegnato al fatto che avrei visitato il sito archeologico sotto la neve e al freddo. Ma non appena arrivammo a destinazione, quasi per miracolo, il tempo cambiò repentinamente e il sole tornò a illuminare la valle del rio Pinturas. Improvvisamente si è aperto il cielo, è venuto fuori un sole meraviglioso ed è un panorama veramente mozzafiato, qua in mezzo al canyon. E un dettaglio mi colpì quasi subito. Generazioni di Condor pare siano i custodi ancestrali di questo sito prima della sua riscoperta. Impossibile non notarli planare sopra la propria testa mentre si percorre il sentiero che dal rifugio delle guide porta alla grotta. E forse non è un caso che il Condor fosse considerato da tutte le popolazioni andine come un animale sacro, emblema del mondo divino e oggi simbolo universale delle Ande. Una volta però che scendemmo il sentiero, la mia attenzione fu invece colpita dal paesaggio circostante e successivamente dalle pareti di roccia, dove intravidi subito i celeberrimi segni che danno nome a questo luogo. Le tipologie di pitture visibili lungo le pareti sono numerose, includono impronte di mani umane, scene di caccia, figure antropomorfe e animali di diverso genere. Sono però proprio le impronte di mani quelle che hanno reso questo posto così iconico. Pensate che ne sono state contate più di 800 e malgrado il nome Grotta delle Mani possa fare pensare il contrario, la stragrande maggioranza delle impronte presenti in questo sito archeologico compaiono sulle pareti esterne alla grotta vera e propria. Ed ecco alcune curiosità. Le mani furono per lo più dipinte in negativo, utilizzando diverse tecniche simili allo stencil, ad esempio spruzzando il colore attorno alle mani appoggiate sulla roccia con uno speciale sistema a doppia cannula, o in alternativa direttamente dalla bocca, una tecnica questa ancora presente in altre culture indigene. Di tutte queste impronte, solo 31 sono destre, forse perché proprio con la mano destra venivano utilizzati gli strumenti per compiere la pittura. Uno degli aspetti che ha attirato l'attenzione dei ricercatori è la dimensione piccola delle mani impresse sulla roccia, il che farebbe pensare a dei bambini e degli adolescenti, portando quindi a credere che il rito dell'impronta nella mano costituisse una sorta di rito di passaggio, di iniziazione all'età adulta. Questa tecnica era forse dunque un modo per lasciare un segno di sé, un gesto di identità e di appartenenza. I colori vivaci ottenuti da pigmenti naturali come l'ocra, il bianco, il nero e il rosso creano un contrasto affascinante con la roccia. Questi dipinti ci offrono una visione delle credenze, delle pratiche quotidiane delle popolazioni indigene. Troviamo ad esempio una serie di immagini che riproducono in maniera dettagliata una scena di caccia nelle sue varie fasi, dalla partenza dei cacciatori all'uccisione dell'animale. La sovrapposizione, a volte un po' confusa, delle impronte delle mani e di altre immagini la si deve al fatto che questo sito continuò a essere utilizzato in maniera continua e forse anche abitato fino a quasi 1000 o 2000 anni fa. Un segno questo del forte legame e dell'importanza che questa gente attribuiva a questo luogo. Non mancano poi alcune piccole curiosità, come la presenza anche dell'impronta di un ñandù e di una mano a sei dita, appartenuta forse al figlio di due consanguinei. Vorrei per ora uscire dall'ambito accademico e provare a condividere con voi alcune delle sensazioni, dei pensieri che la visita di questo sito ha suscitato in me. Visitare la Cueva de las Manos, come ebbi l'occasione di poter fare io, da solo, in presenza soltanto della guida, senza il caos e la concitazione tipica dei gruppi più numerosi, ti concede il tempo di provare a percepire, a riflettere sul messaggio che questo luogo ti può trasmettere, sulle sensazioni che ti va a suscitare. Osservando quelle impronte, mi venne da riflettere come, a prescindere da come sia realmente avvenuto il processo di popolamento del continente americano, quello che ha accomunato e continua ad accomunare le varie popolazioni che si sono avvicendate su questo continente è il senso di connessione, di profondo legame con la natura. Persino i grandi imperi come quello Inca o Azteca, al massimo del loro splendore, vedevano alla base della sopravvivenza delle loro civiltà l'equilibrio e il rispetto verso la madre terra. Se per oltre 10.000 anni generazioni di uomini continuarono ad apporre un segno su quelle pareti, la Grotta delle Mani rappresentava per loro un segno di profonda connessione con il lato metafisico della natura.
E le scene di caccia che vi troviamo raffigurate rappresentavano non solo un'attività quotidiana, ma anche una sorta di rito e di cerimonia legato alla sopravvivenza e alla spiritualità. Anche dove oggi noi vediamo semplicemente un turbinio senza senso di impronte di mani e di disegni che si sovrappongono in maniera caotica, certamente vi era un significato molto più profondo per queste persone. E se ad esempio il gesto di spruzzare con la bocca il colore per imprimere le mani nella roccia avesse avuto lo scopo di trasmettervi anche l'impronta del proprio spirito o una parte di esso e rendere così eterno il legame di se stessi con quel luogo? Io appartengo a questa terra. Al contrario, mentre la cueva dell'Asmanos ci mostra un mondo, un tempo in cui le comunità umane vivevano in perfetta armonia con la natura, oggi affrontiamo invece una crisi ambientale senza precedenti. Inquinamento, cambiamento climatico, estinzioni sono ormai argomenti all'ordine del giorno. Ogni giorno milioni di tonnellate di rifiuti di diverso genere vengono scaricati nei nostri mari, nei nostri fiumi, nel terreno. Le nostre industrie emettono gas serra che alterano il nostro clima, mentre le sostanze chimiche inquinano il suolo e l'acqua, mettendo così a rischio la salute degli ecosistemi e delle persone. E sempre più specie animali risultano in pericolo di estinzione. Varie volte lungo il mio viaggio, in quello stesso deserto, custode di un tesoro tanto antico e affascinante, non potei fare a meno di notare i segni di ben altra natura, testimonianza certamente non di un rito di iniziazione, né tantomeno di connessione con la propria terra, quanto piuttosto di una cultura che vede la natura come qualcosa di esterno all'uomo stesso, un luogo contemporaneamente di prelievo continuo di beni e deposito di scarti infiniti senza preoccupazioni di conseguenze. Questa devastazione è in chiaro contrasto con quelle che erano invece le pratiche delle popolazioni antiche, come quelle della cueva dell'Asmanos, che rispettavano e valorizzavano profondamente il loro ambiente. E quindi che lezioni possiamo trarre dalle popolazioni antiche per risolvere i problemi moderni di inquinamento? Beh, prima di tutto il rispetto verso la natura, fondato sul riconoscimento della fragilità della nostra società di fronte agli sconvolgimenti ambientali e la nostra inevitabile dipendenza dai ritmi e dalle possibilità della natura. Le popolazioni che dipinsero la cueva dell'Asmanos vivevano in equilibrio con la natura, prendendo soltanto ciò di cui avevano bisogno e restituendo poi alla natura in vari modi. Anche oggi possiamo applicare gli stessi principi adottando metodologie più sostenibili, riducendo i rifiuti e proteggendo le risorse naturali, la riduzione dell'uso della plastica, il riciclaggio, l'uso di energie e di risorse rinnovabili e la protezione delle aree naturali sono passaggi fondamentali. La cueva dell'Asmanos ci ricorda che, nonostante i millenni, il nostro desiderio di lasciare un segno nel mondo rimane immutato. Ma quale tipo di segno preferiamo che indichi ai posteri il nostro passaggio su questa terra? La scelta è nelle nostre mani.